Quindi, Andrea, per quanto riguarda il vostro campionato, per quanto riguarda la vostra società, un bilancio positivo? Sì, quest'anno sì, nel senso che se io analizzo gli anni passati, purtroppo non positivi, ma non tanto per le figure magari che c'erano, nulla a togliere ai Bora di turno, ai Gravi, gli allenatori che sono venuti, ma proprio per una questione principalmente di numeri. Cioè noi abbiamo costruito negli ultimi 6-7 anni un lavoro ancora iniziato con Francesco Filippini sul discorso scuole, abbiamo creato tutto un settore giovanile e proprio quest'anno siamo arrivati a chiudere praticamente il cerchio, quindi avere anche delle risorse da prese dalle giovanili. Gli altri anni non l'avevamo, quindi anche i numeri delle prime squadre erano abbastanza limitati, facevamo fatica a arrivare a quasi la domenica. Quest'anno, anzi colgo l'occasione per ringraziare anche le collaborazioni con Lumezzane. La sinergia è importante. La sinergia con Lumezzane, che ha iniziato questa collaborazione dopo anni che gli faccio il filo a questi giocatori, quest'anno fortunatamente me li ha mandati. Massimi complimenti anche ai ragazzi, che sono persone molto, veramente molto, molto serie, sacrificio, si allenano. Christian è un allenatore giusto, con un temperamento giusto, la scelta infatti discorso tecnico lo sapevamo, però anche proprio come carattere volevamo proprio non un sergente di ferro, però uno che tenesse un attimino i ranghi serrati. Tra parentesi, il suo background è uno che ha giocato a San Donà, quindi i veneti sappiamo come prendono. Sono contentissimo di tutto, ovvio, abbiamo perso domenica, ma ci sta, nel senso se l'avversario è più forte è giusto che vinca, però ecco che devo ringraziare Lumezzane, i ragazzi che sono i primi che comunque vanno in campo, Christian e anche il capitano comunque che mi si scusa che non è riuscito a venire, voleva venire. Aveva catechismo questa sera. Sì, che è Paolo Ghidini, che lui già era venuto l'anno scorso comunque in una situazione difficile, quest'anno avrò voluto rimanere qui, non posso negare che può essere stato lui un trade union comunque con i ragazzi Lumezzane e ci ha permesso di creare subito un ambiente. Sì, però devo anche aggiungere, visto che vedo le partite quando faccio il montaggio, e nel mercato di riparazione avete preso Daniel Constantini. Esatto. Non è male quell'ingresso sì, lì. Daniel non è stato proprio, ovvio che le risorse non ne abbiamo. Non lo so, sto scherzando. È una questione di amicizia, anzi sì. Sono contento che comunque un giocatore di un livello superiore, che vabbè, ha fatto un'esperienza che probabilmente ha voluto interrompere in una categoria superiore, però ha scelto di venire a Gussago. Infatti, cioè, bello. Abbiamo trovato una formula giusta di collaborazione per tutte e due e speriamo che ci permetta di fare. Anche perché ho visto il suo calcio e rimane sempre quello, sì. È un giocatore che ha... Un ragazzo umile, si mette a disposizione, non fa la prima donna con noi, quindi sono contento di tutto. Infatti, bentornato a Daniel. Daniel Costantini, suo fratello Rambo, sta facendo molto bene a Lumezzane, che dopo andremo a seguire Lumezzane, che ha vinto nel fango dei Caimani. Restando sempre nel nostro vissuto del weekend, sabato siamo stati attraverso Francesco Lia e il suo staff a seguire la partita colorno della Under 18 Italia contro Irlanda. Vamos! Fratelli d'Italia, Italia! Pomeriggio di grande rugby al Maini di Colorno, dove si scontrano l'Italia Under 18 di Massimo Brunello e i pari età irlandesi per un test match di grande interesse. Presenti sui punti d'incontro, dominanti in mischia chiusa ma con qualche incertezza di rimessa laterale e scarso cinismo nelle occasioni da meta, gli italiani escono sconfitti per 9-26. Pettinelli e compagni, dopo una partenza da dimenticare, con meta irlandese dopo nemmeno due minuti firmata da Wallace, Thank you.
dimostrano di avere le armi per portare a casa l'incontro, ma non riescono ad usarle come dovrebbero. Minozzi accorcia dalla pezzola dopo un iniziale vantaggio ospite e gli azzurrini mettono sotto pressione il pack irlandese, costretto ripetutamente al fallo. Hanno 10 minuti di superiorità numerica per il giallo al tallonatore. Power per fuorigioco ripetuto, ma non vanno oltre un parziale di 3-3 con l'uomo in più. Cannon, apertura irlandese dell'ottimo piede, riporta i suoi a più 5 al 23esimo, ma è l'Italia a fare la partita in attacco. Sembra il preludio al possibile pareggio, se non alla svolta del match, ma nel recupero del primo tempo una palla persa dall'Italia a 5 metri dalla linea di meta irlandese viene calciata lunga dal Flankner Cosgrove, che evita il ritorno di Banzato, calcia ancora profondo e va in meta mandando i suoi a riposo avanti 10 lunghezze, 6-16. L'impressione è che gli azzurrini abbiano i mezzi per far prendere l'esito del match dalla propria, ma in avvio di ripresa gli ospiti alzano il ritmo, prendendo le misure al pack italiano e limitando i danni. E dopo il piazzato di Minozzi, che ad inizio del secondo tempo riporta i padroni di casa sotto break, 9-16, l'inerzia del match inizia a pendere dalla parte del 15 in maglia verde. Al 10° minuto, una punizione contro l'Italia da metà campo viene spedita da Cannon, poi eletto man of the match, in mezzo ai pali per il 9-19 e l'Irlanda capisce di aver portato a casa la partita. Il film non cambia, l'Italia attacca ma non mette punti sul tabellone e l'Irlanda al ventesimo chiude i conti. Palla di recupero ospite nella propria metà campo, contrattacco e l'ala Fanning che vola in mezzo ai pali. Cannon trasforma per il 9-26 e lo score non cambia più. L'Italia chiude la gara in modo non diverso dal resto del match, mettendo sotto pressione la difesa ospite, che però non sbaglia nulla e mette in cassaforte il risultato.
Il primo tempo c'è stata una meta in apertura degli irlandesi al primo minuto e un'altra nell'ultimo minuto del primo tempo. Abbastanza incredibile, tra l'altro. Esatto. E in mezzo devo dire che c'è stata una buona Italia, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo sbagliato anche un piazzato in mezzo ai pali, alcuni drive vicino alla linea di meta che non si sono conclusi per poco. Diciamo che siamo stati meno concreti dell'Irlanda sicuramente, almeno il primo tempo ci poteva stare una differenza di punteggio molto più risicata se non a favore nostro. Poi nel secondo tempo c'è stato un calo, alcuni dettagli hanno fatto la differenza, poi quando il punteggio si è allargato un po', perché già nel primo tempo 16-6 eravamo ritornati un po' su 16-9 a distanza di break, poi si è allargato un po' il punteggio, abbiamo un po' mollato, diciamo, gli ultimi 20 minuti, però diciamo che la partita è stata buona, i dettagli un po' hanno fatto la concretezza Irlanda ha fatto la differenza. Che tutto sommato cosa porta a casa questa nazionale in vista dell'Europeo Fira in Polonia del prossimo aprile? Ma dai, abbiamo ritrovato un po' di combattività, un po' di certezze che avevamo perso con la Francia e sicuramente c'è da lavorare, specialmente nel reparto arretrato oggi mi è sembrata, poi la rivedrò sicuramente. Un po' di incertezze, speriamo di colmarle e di essere sicuramente più pronti con l'infira.